Gentili telespettatori di Cilento Channel, bentrovati, appuntamento con l'Odcheck Vallo della Lucania. Odcheck, ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Devo dire la verità, per imparare insomma questa dicitura, no? Ci è voluto un po' di tempo, ma fortunatamente grazie a Carmine Sant'Angelo ci sono riuscito e adesso fila liscio come l'olio. Carmine, ben trovato, il presidente. Buongiorno. Allora, Carmine, noi ci eravamo dati un appuntamento settimanale con i nostri telespettatori. La scorsa settimana chiediamo scusa per lo slittamento, per un problema logistico, insomma, e quindi riprendiamo da questa settimana, po per poi tutte le settimane continuare ad aggiornarvi su tutto quello che è, su tutta quella che è l'attività dell'ordine. Carmine, dobbiamo presentare oltre a te anche Vito Iannella, no? Il presidente, un altro presidente, però raccontaci tu di che cosa si occupa Vito. Vito, ben trovato. Sì, presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine. Ecco. Sì, prima di introdurre Vito, è importante dire che a distanza di pochissimi mesi dal rinnovo del Consiglio continuano le attività appunto del nostro ordine di Vallo della Lucania, attività tese sul territorio a contribuire allo sviluppo di questo territorio. Purtroppo più che mai in questo momento ce n'è bisogno e ognuno degli attori che operano su questo territorio deve fare la propria parte. La crisi non è passata, le aziende hanno ancora tante difficoltà ed occorre sostenerle ed accompagnarle in questo percorso ancora difficile finché non si raggiungano, diciamo, situazioni precedenti alla crisi. Quindi l'ordine è impegnato su questo perché ovviamente noi costantemente operiamo con le imprese quotidianamente si rivolgono a noi, però è importante che questo discorso si allarghi sul territorio, alle imprese e ai cittadini. E quindi l'ordine, una delle prossime iniziative che già ha messo in campo è proprio quella di portare a conoscenza prima dei colleghi, quindi formare i colleghi affinché possano poi informare i loro clienti, quindi le imprese, di tutte le iniziative, le possibilità di investimenti che ci sono sul territorio e quindi tutta una serie di bandi che si stanno aprendo a partire dai crediti d'imposta per continuare ai bandi di investimento gestiti da Invitalia e passando per quelli della Regione Campania per finire a quelli tenuti direttamente dal MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico. Ad Molto bene. esempio, adesso in questo momento ce n'è uno aperto per l'imprenditoria femminile ed è però necessario che si conosca per verificare se ci sono i requisiti per potervi accedere. È chiaro che parlare oggi di investimenti non è facile, un imprenditore che oggi voglia investire è come dire, quasi un missionario nelle condizioni in cui ci troviamo. Sappiamo bene che oggi le aziende sono ancora soffocate dal caro bollette, dal caro gas, tributi locali, insomma, sono in difficoltà. Il messaggio però è importante dare è che sul territorio ci sono validi professionisti che sono tutti i nostri iscritti, che possono realmente, ma soprattutto che vogliono, dare questo contributo, diciamo, reale allo sviluppo del territorio e continuare a stare vicino alle imprese. Per rafforzare, ecco, questo messaggio, oggi abbiamo invitato qui il collega Vito Iannella, che è stato di recente nominato dal presidente del Tribunale di Vallo della Lucania quale presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine, perché il nostro ordine, oltre che per iscriversi, lo sappiamo già, lo diciamo sempre, c'è un percorso universitario, c'è un esame di abilitazione all'esercizio della professione, c'è un'iscrizione all'albo professionale, c'è un obbligo di formazione, ma dopo c'è un consiglio di disciplina che vigila sul corretto comportamento dei colleghi e quindi il messaggio finale è quello: rivolgetevi con fiducia ad un iscritto al nostro ordine perché c'è uno strumento di garanzia in più. Vito Iannella è collega che si occuperà, avrà questo, diciamo, compito che non è certamente facile, però noi
sappiamo del consiglio che è in grado di sostenere questo compito e che lo porterà a termine nel miglior modo possibile. E allora Vito, a lei insomma un po' la descrizione di questo compito che sarà utilissimo, no? Anche per e soprattutto per tutelare la vostra professione. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie per avermi invitato, a te e al mio presidente, a Carmine Sant'Angelo. Come anticipava appunto Carmine, il Consiglio di Disciplina è un organo di autoregolamentazione interna dell'Ordine, nominato dal Presidente del Tribunale, quindi da un organo terzo non nominato dallo stesso Ordine dei Commercialisti. Questo proprio a garanzia del fatto che nell'ambito degli iscritti all'Ordine vengono individuati in maniera terza un certo numero di soggetti che devono vigilare sulla correttezza comportamentale di noi iscritti. Nel caso dell'Ordine di Vallo della Lucania siamo in 9, insieme a me ci sta il collega Di Motta Giacomino, Romanelli Giovanna, Conte Ida, Avella Massimiliano, Tommaso Milano, Pietro Di Pietro Francesco, Oliva Angela e nella veste di segretario Caruso Angela Assunta. Il compito di presidente è spettato a me come più anziano di iscritto all'ordine, perché la normativa va anche ad individuare chi deve svolgere le mansioni del presidente. Quindi è un organo super partners, così come è stato nominato, ed è anche abbastanza delicata la funzione, perché siamo colleghi e quindi ci troviamo a gestire e a valutare se il collega è stato o meno attento nel rispettare le regole. Il nostro compito è soprattutto quello di dar luogo alla tutela di quella che viene definita fede pubblica. Che cosa significa fede pubblica? È un bellissimo termine, però dovremmo far capire un attimino che cosa significa. Per arrivare a questo significato dobbiamo un attimino illustrare, ma è già noto cosa fa il dottore commercialista. Il dottore commercialista fa una serie di cose, si interfaccia con tutti, con le imprese, con i cittadini, per quanto riguarda già dalla dichiarazione dei redditi, oppure alla fatturazione elettronica, alla contabilità e ai bilanci e via dicendo, alla pubblica amministrazione, perché spesso siamo revisori negli enti locali, andiamo ad effettuare una serie di attività di perizie nell'ambito delle procedure dei tribunali, quindi andiamo ad affiancare il giudice nelle valutazioni e nelle decisioni che devono poi prendere nelle varie sentenze. In tutto questo noi dobbiamo operare nel rispetto della legalità, quindi essere sempre terzi rispetto a tutti. Per cui ci viene chiesto un compito veramente di rispetto massimo della norma. È normale e naturale, nella riforma avvenuta nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili appunto nel 2012, è stato creato questo organo di disciplina affinché noi da soli siamo in grado di controllare il rispetto delle regole da parte dei colleghi. Quindi per far sì che il nostro comportamento non violi mai né la legge né la deontologia professionale. Come diceva il collega Carmine, abbiamo l'obbligo di fare la formazione continua, di tenere una polizza professionale al rischio di eventuali danni che possiamo arrecare alla clientela. Dobbiamo ovviamente avere delle regole di rispetto nei confronti della clientela, nei confronti dei praticanti dello studio, nei confronti degli altri colleghi, quindi essere sempre corretti nel rapportarci con i terzi. Tutte queste regole ben sancite nel codice deontologico sono a noi, diciamo, poi demandate per l'eventuale controllo. Come può essere investito il Consiglio di Disciplina di questo controllo? Potrà essere investito dalla cliente che ipoteticamente si può sentire, dico tra virgolette, danneggiato dal comportamento del collega e quindi chiede il nostro intervento per valutare se il collega ha operato nella correttezza della norma. Può essere attivato dalla Cassa Nazionale di Previdenza per verificare eventuali incompatibilità. Può essere attivato praticamente da tutti. E noi abbiamo una procedura che dobbiamo seguire nel poi andare a valutare se la segnalazione che ci è stata fatta è fondata o meno. Una procedura che è simile a quella che viene utilizzata nei tribunali, ovviamente con tempi molto più ristretti, perché noi dobbiamo in un lasso temporale relativamente breve accertare o meno se il collega ha rispettato le norme, e quindi c'è un procedimento che è fatto in fasi, c'è una fase istruttoria in cui il collega ovviamente viene chiamato, viene coinvolto, si individuano dei documenti, c'è uno di noi che deve studiare l'intera procedura, quindi fa da relatore
e quindi raccorda tutta la documentazione e tutte le cose rispetto a questa procedura. C'è una fase dibattimentale in cui il collega viene invitato magari a rilasciare delle dichiarazioni e può essere assistito a sua volta da un altro collega o da un avvocato. Ed infine c'è una fase decisoria, quindi noi dovremmo emettere una decisione e notificarla al collega. Le decisioni, noi ci auguriamo che ne dobbiamo prendere veramente poche, soprattutto decisioni di tipo sanzionatorio, perché nel momento in cui decidiamo di iscriverci all'albo, noi dovremmo, come dire, sposare quelle norme e quindi essere consapevoli di rispettare quello che è il codice deontologico in prima battuta, ma la legge in generale. Ma abbiamo appunto nel procedimento decisorio anche ovviamente delle sanzioni che vanno dal semplice richiamo, quindi per dire si è commessa una leggerezza, alla radiazione dall'albo professionale, quindi che è una sanzione effettivamente molto pesante e dura, perché comporterà il fatto che il collega, non essendo più iscritto, non potrà più avvalersi del numero di iscrizione, del timbro, della possibilità di dire che è un dottore commercialista, e quindi comporterà delle limitazioni nella sua sfera economico-giuridica patrimoniale, perché non potrà più ovviamente fare tutta una serie di cose riservate alla professione dei dottori commercialisti. Voglio dire, questa è una differenza molto importante. Come diceva il collega Carmine, il presidente, è opportuno che chiunque abbia la necessità di avvalersi di prestazioni professionali nel campo economico contabile, che scelga un dottore commercialista iscritto all'albo professionale, tanto più che è trasparente l'iscrizione, quindi ognuno può andare su un motore di ricerca e andare a verificare se il professionista a cui si è affidato è iscritto a un ordine professionale, perché ha una tutela in più, oltre alle normali tutele che si possono avere in ambito giudiziario nel momento in cui si è danneggiato dall'opera del professionista. La tutela in più sta proprio nell'organo di autodisciplina interno all'ordine, quindi nel consiglio di disciplina, che va a valutare in tempi ancora più brevi rispetto a quella che può essere il procedimento della giustizia civile, e sappiamo le lungaggini della giustizia civile, può andare a valutare se il collega ha commesso delle leggerezze o meno. Ma prima ancora di questo, nel momento in cui si è iscritti all'ordine professionale, si è certi del rispetto delle regole, della presenza di una polizza professionale, responsabilità civile a garanzia di eventuali errori che si possono commettere nell'esercizio della professione, si è garantiti dall'aggiornamento che il collega deve fare facendo e seguendo i corsi che danno diritto ad acquisire i crediti per la formazione continua. Si è quindi soggetti ad un ulteriore elemento che vigila. Vorrei fare questa differenza, cioè questo esempio che può essere a tutti, credo, molto chiaro. E la differenza come, e questo facendo riferimento proprio alla nostra area, dove è un prodotto di eccellenza, è come se noi parlassimo di mozzarella o di mozzarella di bufala DOP. La differenza tra un collega iscritto all'ordine dei dottori commercialisti è perché abbiamo un bollino DOP che dà una differenza rispetto ai professionisti, e ce ne sono tanti, che non sono iscritti a nessun ordine professionale e quindi non possono assolutamente dare garanzia al cliente. Certo, io volevo fare una domanda, Vito, mi perdoni. Certo. In realtà il consiglio di disciplina interviene soltanto su segnalazione, oppure fa un controllo, insomma, generale anche durante lo svolgimento, durante l'anno, ecco, delle attività? Allora, il controllo generale viene comunque effettuato già dal consiglio dell'ordine e dalla segreteria dell'ordine. Sono controlli di routine che vengono effettuati. Il consiglio di disciplina interviene nel momento in cui, in questi controlli di routine, è stato individuato un elemento che potrebbe lasciare intendere che c'è qualcosa da andare ad approfondire, e quindi il consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Vallo della Lucania, in questo caso, trasmette il fascicolo al consiglio di disciplina per tutti gli approfondimenti che sono ritenuti opportuni. Perfetto, molto molto esaustivo. Carmine, prima di chiudere, se vuoi aggiungere qualcosa per salutare anche i nostri telespettatori. Sì,
Continueremo, grazie a te, a portare a conoscenza sul territorio tutte le iniziative. Già avevamo parlato anche dell'organismo l'OCC di composizione della crisi, che purtroppo, ahimè, sarà importante, ed è un altro organismo di cui noi commercialisti siamo dotati, che è fondamentale. Ma il discorso generale su cui battere e, come dire, noi abbiamo competenza, diciamo, in questo settore più di altri, e quello è l'appello che noi faremo sempre in tutti i nostri, non solo interviste televisive, ma i nostri incontri, è quello di dare questo contributo allo sviluppo del territorio, che parte da noi, parte dai consumatori, con l'invito a consumare prodotti del territorio, va alle imprese a produrre per il territorio e a servizi, a servirsi di servizi del territorio. È inutile ed è da stupidi andare ad arricchire altri territori quando oramai, come dire, c'è una quasi un'autonomia territoriale da difendere, anche se c'è la globalizzazione che impera. Noi abbiamo un bel territorio, adesso ci avviamo verso la stagione estiva e ci avviamo con grande fiducia e anche ottimismo, però sappiamo bene che 2 mesi non possono sopperire ai costi di 12 mesi, quindi è importante che ogni azienda si faccia bene i conti, cioè faccia un piano aziendale da sola, ma possibilmente con il supporto di un professionista di fiducia, affinché possa appunto, come dire, mantenersi in equilibrio anche finanziario. Sappiamo bene che le banche ad oggi erogano molto poco, e quel poco che erogano è garantito dal medio credito, e quindi non assumono più responsabilità. Sappiamo che i mutui Covid stanno per scadere, sappiamo scadere nel senso i 2 anni di preammortamento, quindi bisogna iniziare a pagare le rate, e quelle risorse che dovevano essere destinate al pagamento dei mutui Covid, ahimè, oggi vengono assorbite, come dicevo prima, dagli altissimi costi per energia, per gas, quindi per i combustibili. Purtroppo i bonus che sono stati propagandati sono irrisori da una parte, ma impossibili da raggiungere dall'altra. Dovete sapere che le famose aziende energivore che prenderanno questi bonus, soprattutto loro, sono quelle che consumano ad oggi almeno 500.000 euro all'anno di energia elettrica. Quindi non parliamo delle nostre aziende del territorio, le quali o non possono accedere a questi bonus, oppure se accedono veramente parliamo di poche centinaia di euro. Ma insomma, di questo magari ne riparleremo in uno dei nostri prossimi incontri. Grazie a te innanzitutto e a tutti i telespettatori. Certamente. Allora io ringrazio il dottor Carmine Sant'Angelo, presidente Odcec Vallo della Lucania, il dottor Vito Iannella, presidente controllo consiglio di disciplina, e ci diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre per seguire i lavori dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vallo della Lucania. Seguite anche il sito internet, lo vedete alle mie spalle, www.commercialistivallo.it. Ho detto bene? Sì. Benissimo, grazie. Formazioni, news, tantissimo materiale da poter consultare. Grazie ancora e arrivederci alla prossima settimana. Buongiorno a tutti.